Salve ancora una volta, qui il vostro Santen Chan. Vi voglio parlare di ciò che ascolto da giorni, anzi, negli ultimi anni da molto tempo. Cioè, di tutte le tragedie in mare, dei poveracci che muoiono annegati cercando un futuro migliore, ma anche di tutti i danni e gli inconvenienti che provoca l'immigrazione nel nostro paese, in Italia. Infatti, va bene dare soccorso in mare e dare anche rifugio, ma bisogna soluzionare il problema, risolvere il problema che porta quei poveri disperati a scappare dalle loro terre, perché altrimenti continueranno a venire barconi di più di 1.000 profughi al giorno e non sapremo dove metterli. Già da tempo, e non soltanto rispetto al problema dell'immigrazione, sento che i nostri politici non si sanno regolare e non sanno rappresentarci in Europa. Infatti, anche a livello industriale, dell'agroalimentare, i nostri prodotti non sono ben difesi in sede europea, come lo sono i prodotti tedeschi e francesi. E come se non bastasse, non sanno difendere l'Italia da questa invasione di profughi. L'Europa si deve far viva, perché altrimenti qua moriamo tutti. Perché forse fra qualcuno di voi c'è chi si aspetta che i nostri politici risolvano i problemi degli extracomunitari. Invece tutti stanno lì per una contrattazione di potere e attraverso i problemi vogliono diventare più forti, più rappresentativi. Io non mi fido di nessun politico italiano né di nessun burocrate. D'altra parte, bisogna convenire che uno crede di vivere in democrazia, perché ogni tanti tot anni va a votare il politico di turno che si presenta. Ma uè, in Italia ci sono politici che sì, che li voti, ma i funzionari, i burocrati, diciamo tutte le persone che stanno lì in qualche carico gerarchico, gli amministratori, i pubblici amministratori, i funzionari, a volte stanno in carica 40, 50, 60 anni. Chi li ha votati? Chi li ha messi lì? Si mettono lì per decreto, mica con un bando pubblico. E quindi ecco, governano di più in Italia i funzionari pubblici, gli amministratori ed i burocratici, che non i politici liberamente eletti, sempre che ci sia libertà di elezione, perché a volte voti il meno peggiore. Detto questo e fatta la chiarazione sulla chiarazione, il chiarimento sul chiarimento, dico, tutte queste primavere arabe da chi sono state volute? Prima, vabbè, in Libia c'era un tiranno di nome Gheddafi, o Gheddafi. Ammazzava, purtroppo, 1.000 persone l'anno. Adesso che si sono liberati dal tiranno Gheddafi, muoiono 1.000 persone al giorno. Però di questo non se ne dice nulla, a meno che non muoia qualche contrattore europeo. 1.000 al giorno muoiono e si stanno decimando. E di quello non se ne parla più. Per quello che dalla Libia anche i libici vengono in Italia. Prima non venivano in Italia. In Egitto, idem, Mubarak, Hosni Mubarak, che era pappa e ciccia con gli americani, con gli israeliani persino e con tutti gli europei, hanno deciso di mollarlo, gli hanno sciolto la mano. Beh, adesso lui è condannato in carcere, addirittura Morsi, mi sembra che hanno processato. Beh, l'Egitto è allo sbando,
con una dittatura più amichevole per gli interessi occidentali e anche israeliani, però Egitto c'ha terrorismo, guerra civile, che l'ISIS ha distrutto resti archeologici importanti per l'umanità, dichiarati importanti dalla stessa UNESCO. Pensa se l'ISIS va in Egitto, le cose che distrugge. Chi ha finanziato l'ISIS? All'inizio ci facevano credere che era una primavera araba, la ribellione spontanea delle masse contro Assar, non so come si chiama adesso, contro il primo ministro siriano Bashar al-Assar, qualcosa del genere. E invece poi si è scoperto che tutte queste masse inferocite non erano comuni cittadini, che non vanno in piazza con il bazooka e il Kalashnikov, ma erano quelli dell'ISIS. Abbiamo gli europei e nordamericani armato un vespaio intorno a queste primavere arabe, che poi vogliono fare la primavera di Ucraina, invece di arrivare a conciliare con la pace posture differenti. No, la guerra. C'è rischio terza guerra mondiale per il focolare in Georgia, in Moldavia, in Ucraina, in Egitto, Libia, Palestina che ancora non è stata riconosciuta come Stato e nazione. E io dico, noi aspettiamo che il governo italiano o il governo europeo, che non esiste poi fra l'altro, riesca a risolvere i problemi dell'inflazione e dell'immigrazione. Voi vi aspettate quello, no? Io non lo so veramente che aspettarmi ancora, perché mi sento così disilluso da questa Unione Europea che non è destinata a essere un paese o una nazione, perché è un'unione economica bancaria. Capito? Che leggi possono fare i banchieri? E da questi politici italiani che sono la farsa di se stessi, che sono peggio di quelli della Prima Repubblica, perché sono il ritorno della Prima Repubblica attraverso la seconda. Ecco qual è la terza repubblica che mi scorna molto. E poi non hanno vergogna, passano da un'alleanza a un'opposizione come se nulla fosse, ma non fanno nulla di effettivo, solo promesse, parole, parole, soltanto parole. Io sono molto disilluso dalla politica italiana ed europea. Certo, qualche paese europeo si salva, come Svezia, Olanda, per certi versi Germania, però nessuno che ha una politica vera per risolvere i problemi del Mediterraneo. E non c'è una geopolitica europea seria o una geoeconomia. Vedo che ci lasciano tutti soli a risolvere il problema dell'immigrazione dei paesi sfruttati anche dall'Occidente, dall'Europa, come se fosse solo un problema mediterraneo, e visto che l'Italia sta nel Mediterraneo, solo dell'Italia. La Francia, i migranti che arrivano nel suo Mediterraneo, li scaccia. Adesso, tutti i buonisti italiani, che certo io li comprendo perché bisogna aiutare i bisognosi, ma perché quando arrivano in Italia non bisogna cacciarli via? E quando arrivano in Francia bisogna invece accettare che i francesi li cacciano via? Perché a Malta non li accettano e a Lampedusa devono invece approdare? Noi siamo più buoni. Ma poi ci ritroviamo che se rimaniamo senza lavoro non ci danno un viatico. Se non abbiamo da pagare le tasse sulla casa, ci sfrattano. E magari non ci danno da mangiare alla Caritas perché ci sono troppi stranieri. Perché in Francia è diverso, in Germania è diverso e a Malta è diverso? Che poi è una cosa che non ho capito. Perché se tu guadagni i tuoi soldi, che magari ti pagano di meno perché ti pagano in nero, cioè il nero di adesso, la schiavitù di adesso, è la precarietà. Che ogni 6 mesi rinnovano il contratto, non pagano contributi, marchette, sanità,
bla 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 e ti pagano di meno. Ma perché se ti pagano precariamente tu devi pagare le tasse? Dopo che hai pagato le tasse e che hai avuto un salasso, magari decidi di farti la casa. Ti fai la casa, ti mettono un mutuo mobile del 20-30%. Lo pagherai in 20 anni. La casa ti è costata 50.000 euro, che è una casa modesta, da un appartamento. Tu finisci pagando non 50.000, 100 o 150.000 euro. Paghi le tasse pure sul mutuo. A parte che durante tutta la tua vita dovrai mangiare e bere, pagherai le tasse sul cibo, paghi le tasse sui vestiti che compri, paghi le tasse sulle prestazioni mediche. A ogni euro che spendi paghi tasse. E se sono beni immobili o beni di una certa consistenza, paghi le tasse pure sui beni, paghi il canone RAI perché c'hai il televisore in casa. Paghi il canone RAI se vendi il televisore perché loro non ci credono, oppure non credono che non hai televisore, e se no devono venire ogni mese un ispettore a controllare tutta la casa che non hai televisore. Beh, alla fine ti fai casa, paghi le tasse sul mutuo, ma inizi a pagare le tasse sulla casa, incluso quando non l'hai finito di pagare, che teoricamente è ancora di chi ti ha erogato il mutuo. Perché sei creditore, c'hai un debito, quindi la casa non è formalmente tua, tutta al 100%. Se te la levano al 30, 40, 50%, ma cominci a pagare un mutuo pieno, o cioè delle tasse piene, ICI, IMU, non so come si chiama, sulla casa. Quando la finisci di pagare il mutuo sulla casa, la finisci di pagare la casa, paghi tutto il mutuo, lo estingui, continui a pagare le tasse sulla casa, cioè la casa è tua, hai pagato le tasse guadagnando i soldi, hai pagato le tasse in banca, hai pagato le tasse sul mutuo, però continui a pagare le tasse incluso quando hai finito di pagare il mutuo. Se tu non paghi più qualche tassa sulla casa, te la pignorano, vai in mezzo alla strada, non è più tua la casa. Però come? Tu l'hai pagata in 30 anni pagando le tasse sul mutuo, pagando le tasse sullo stipendio col quale pagavi il mutuo, pagando le tasse sul cibo, quindi ti hanno la casa, già te l'hanno tassata e tartassata 10 volte, perché guadagnavi lo stipendio, te lo tassavano, poi andavi a pagare il mutuo, tasse sul mutuo, perché tu ti puoi permettere un mutuo, devi pagare le tasse, la banca prende gli interessi su quelle tasse, quindi le tasse sono raddoppiate. Poi quando la casa rimane veramente tua, che tu il mutuo già lo hai pagato gli ultimi 30 anni, hai pagato 30 anni di mutuo e ti fanno pagare anche le tasse che la casa non era ancora tua. Se tu lasci di pagare il mutuo, ti levano la casa perché non è ancora tua. Ed è l'ente che ti ha erogato i soldi del prestito, se ci hai avuto fortuna che ti prestassero soldi. Ha interessi. Allora paghi i soldi sugli interessi, sul prestito, sul denaro che non c'hai. Quando hai finito di pagare il mutuo, continui a pagare le tasse, ma intanto hai dovuto anche pagare le tasse durante il periodo del mutuo, che teoricamente la casa non era tua. Allora io dico, si dice che viviamo in un sistema capitalistico, ma pure il terreno lo considerano a parte. Infatti, paghi le tasse sul terreno. Se non paghi le tasse sul terreno, magari perdi il terreno. Questo significa che quando vai a vendere la casa non è più tua. Tu puoi continuare a vivere nella casa, ma se non paghi le tasse al terreno, perdi la casa, cioè rimane tua, ma non puoi venderla perché fa parte del terreno. E quindi se non paghi poi la multa che ti fanno per non aver pagato le tasse sul terreno, ti levano casa e terreno. Allora, viviamo in un paese capitalistico? Il sistema occidentale è veramente capitalistico o è una specie di menscevismo? Capitalismo di facciata e comunismo in essenza. Questa è stata la mia breve riflessione che tornerò a puntualizzare oltre questo video. Comunque adesso vi lascio. Non voglio fare un intervento troppo lungo, il mio doveva essere un pensierino.
Riuscirà Matteo Renzi e tutta la sua comitiva, la sua cricca, a risolvere gli annosi e bestiali problemi che ha il nostro paese? Ho cambiato luogo perché c'avevo il sole dietro. Magari sono venuto sfocato. Oh, sono tutte delle cose perché propongono, 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 parlano, 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 straparlano, 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 ti affogano nelle loro chiacchiere, tutti i politici, tutti i politici. Per quello che Monti almeno era quello che ti fregava di meno, perché te ne accorgevi di quello che diceva, ti lasciava un tempo marginale per pensare. No. Ebbene, noi adesso affronteremo il tema della disoccupazione, però voi non dovete essere chiusi, voi dovete cercare le opportunità come hanno fatto i vostri antenati meridionali andando via dalle loro terre e andando verso terre produttive come quelle settentrionali. E allora perché non andate in Olanda? Lì c'è mia nipote che è un'ingegnera e diceva cose di questo genere, no? Per cui quale soluzione ci aveva Monti? Te la faceva capire. Vattene, vattene, sciogli, smamma, sciù, sciò, sciò, pussa via. E invece Matteo Renzi parla, 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 straparla, straparla, sa parlare. Se lo ascolti non dice niente, però parla, parla, parla. E meno male che gli extracomunitari che vengono sono tutti stranieri, così non capiscono un cazzo di quello che dice. Però che dice? Che non gli risolverà niente, manco a loro, perché non lo risolve a noi, lo risolve a loro. Io sono triste per gli affondamenti delle barche, per quello che fanno le mafie italiane e le mafie d'Africa. Però bisogna capire che non possono venire illimitatamente. Bisogna fare qualcosa per aiutare gli africani in Africa che trovino lavoro là, che migliorino la qualità della vita e le industrie europee e occidentali che sfruttino di meno gli africani perché altrimenti hanno ragione di venire da noi. Loro credono che noi viviamo bene perché siamo noi a sfruttarli, invece non sanno che noi siamo scemi. E le nostre multinazionali anche in Italia sfruttano l'Africa con degli accordi con i governi corrotti dell'Africa, perché il problema degli africani sono i governi corrotti dell'Africa. Però noi non viviamo meglio degli africani, a volte viviamo peggio, a volte ci ammazziamo perché non abbiamo lavoro. Viviamo peggio degli africani. I nostri industriali, invece, i nostri direttori esecutivi, hanno degli stipendi da pascià africano. Invece noi abbiamo quasi lo stesso tenore di vita di molti africani, relazionato alle aspettative che si hanno in Italia. Però molti vivono come sultani, pascià e maharaja in Italia, i direttori che anche se fanno fallire un'impresa non si sa perché gli danno 100.000 euro al mese. E come succede in Africa con i dittatori, i capi di Stato di là, che le multinazionali gli danno miliardi. E loro chiudono un occhio per lo sfruttamento di metalli preziosi come il colcot con il quale si fa il cellulare con il quale vi filmo, che altrimenti le ditte europee se dovessero pagare tutto legalmente, stipendi, salari, apportazioni, tredicesime e tutto, dovrebbero spendere migliaia di miliardi di dollari per estrarre il colcot. Invece con 1 miliardo di dollari hanno uno sfruttamento di 10 anni di metalli molto costosi, in pratica non gli costa nulla. Beh, vabbè, allora io sto in attesa di vedere se Matteo Renzi, che già non ha mantenuto la promessa di andarsene ed è rimasto al potere, compierà la promessa di aiutare tutta quella povera gente, ma anche di aiutarci noi da questo dramma umanitario. Perché se venissero 10 milioni di africani a vivere in Italia, di che lavorerebbero? Mica vengono a vivere di rendita o sono degli industriali. Perché se avessero una pensione di 100.000 euro al mese, venissero 100 milioni di africani, ci sistemiamo perché voglio dire, spenderebbero tanto, metterebbero soldi in banca per i risparmi. Però no, non vengono miliardari a vivere, perché se ognuno di loro fosse miliardario non ci avremmo problemi, magari costruiremo tanti grattacieli per andare a viverci dopo. Però bisogna aiutarli in Africa perché non possono continuare a venire
e che non c'è poi posto e lavoro. E io non è che mi rifiuto di avere lo straniero a casa mia, io sono contento, ma anche lo spazio geografico ci manca. E sono convinto che invece se l'Europa collaborasse, posto per 2 o 3 milioni di persone in tutta Europa ci sarebbe, ma non solo in Italia, cazzo. Allora grazie di seguirmi. In bocca al lupo. Ah, mi sono scordato, pensavo di parlare come Capitan Saint-Enchan. Invece sono sempre Saint-Enchan, però c'ho la bandana fatta con l'alluminio dell'uovo di Pasqua. È uno sfizio così, che ci volete fare? Mi piace tanto. Allora ve lo chiedo, come mi sta? Beh, ciao, grazie a tutte e tutti di seguirmi. Carico questo video, se no si fa troppo pesante. Magari gli do un formato più piccolo. Ciao.